Amalia Guardini come cooperativa nasce nel 1980 per un'intuizione della signora Amalia Guardini e di un gruppo di famiglie che hanno avuto il pensiero di collocare, di istituire, di creare questa cooperativa, di collocarvi le figlie, perché è partita come un piccolo gruppo di studentesse dell'Istituto Barelli, del quale la signora Amalia Guardini era direttrice. Ha preso il nome di Amalia Guardini, la nostra cooperativa, nel 1991, dopo la scomparsa della signora Guardini. È una cooperativa, è stata la prima cooperativa nata a Rovereto di questo tipo, che si occupa di disabilità. Oggi i numeri sono ovviamente aumentati rispetto ad allora. Si è partiti con 4 utenti, con 2 operatori, e ad oggi i numeri sono molto superiori. Abbiamo un nutrito numero di soci anche, che ci seguono sempre, quasi 250 soci, e un folto numero anche di volontari, dei quali siamo anche molto orgogliosi, e tante attività non le possiamo fare proprio per questa partecipazione, per questo spirito partecipativo e cooperativo, diciamo, perché è la cooperativa quella che conta. Grazie dell'invito, che abbiamo accettato di buon cuore. Speriamo che il nostro contributo vi dia qualche idea di cosa si fa per la disabilità in Italia, almeno in Trentino e Rovereto, nella nostra cooperativa. E va sottolineato, credo, dopo gli interventi di saluto che ha fatto il Presidente e gli interventi che seguiranno successivamente da parte della vice direttrice responsabile pedagogica Martina Brugnaro e di 2 familiari, un genitore e una sorella, emerga l'idea, il significato, il valore di che cos'è una cooperativa sociale per le persone con disabilità. E va sottolineato, e mi prendo uno spazio brevissimo, il passaggio forte culturale da una chiusura iniziale che si viveva negli anni 70-80 con tutta una serie di categorie, al passaggio forte di cambiamento dove la persona viene messa, la persona disabile, viene messa al pari delle altre al centro dell'agire educativo e pedagogico. Ecco, e questa è l'essere al centro per la cooperativa Guardini, l'utente al centro delle diverse proposte, è la caratteristica che dà valore agli interventi, a quanto si pensa e poi si realizza all'interno della struttura. La cooperativa sociale Amalia Guardini accoglie ad oggi 45 persone con disabilità adulte che, attraverso la partecipazione a progetti proposti di carattere abilitativo e lavorativo ed educativo, lavorano per migliorare e mantenere le abilità da impegnare nella vita quotidiana. L'equipe è composta da 12 operatori con diverse mansioni operative ed educative, il direttore, la coordinatrice, la psicologa come consulente, un responsabile amministrativo per tutte le mansioni di segreteria, e con l'equipe collabora da anni anche una consulente artistica che segue un'attività specifica. E tutte le attività proposte sono possibili grazie alla partecipazione di un nutrito gruppo di volontari che, con la loro partecipazione, ci aiutano a portare avanti il lavoro, ad affiancare l'utenza, ci accompagnano nelle uscite sul territorio. Obiettivo principe della cooperativa è quello di creare partecipazione nell'utente come protagonista del suo progetto di vita, negli educatori come creatori e promotori di azioni educative e nella comunità che, attraverso la conoscenza della disabilità e del mondo della cooperativa, può a sua volta dare un contributo. La cooperativa propone 2 tipi di attività laboratoriali. Una è il laboratorio di assemblaggio, consiste nell'esecuzione di lavori per conto di ditte profit presenti sul territorio. Le lavorazioni vengono scomposte in vari passaggi utili a gestire i diversi livelli di abilità manuali e cognitive. Agli utenti vengono assegnate vari tipi di lavorazioni in base alle loro capacità e ai loro progetti individualizzati.
per permettere una maggior possibilità di partecipazione e garantire gli standard richiesti dalle ditte, vengono costruiti dei facilitatori dagli operatori. Questi facilitatori sono pensati per ottimizzare le abilità possedute e per superare eventuali difficoltà cognitive e manuali. L'altra proposta laboratoriale della cooperativa è il laboratorio creativo, nel quale vengono creati oggetti e regalistica per tutte le occasioni. Nella creazione si predilige l'utilizzo di materiale di riuso come stoffe, bottoni, cravatte, legno e cialde del caffè. Grande fetta del lavoro del laboratorio creativo la occupa il progetto con il cuore. Con la modalità della scomposizione viene creato tutto ciò che serve per eventi e cerimonie, quali bomboniere, partecipazioni, libretti per la messa. Grande punto di forza del laboratorio creativo è anche la creazione di tutto ciò che parla di Natale. Affiancata ai laboratori abbiamo tutta la proposta educativa che si svolge sia all'interno della cooperativa, della struttura, sia all'esterno, sul territorio. Soprattutto negli ultimi anni si cerca di collaborare, di coprogettare con gli altri enti profit e no profit della zona. Uno degli esempi per noi importante è il progetto Rete di Valore, dove l'esperienza lavorativa e formativa viene svolta in contesti non protetti. L'obiettivo non è rivolto soltanto alla crescita dell'utente, ma vuole creare una rete tra la cooperativa, le aziende del territorio e la società in generale, favorendo la creazione di scambio, di opportunità, di esperienze e di competenze che abbiano un grande valore per tutti gli attori coinvolti nel progetto. E nell'ultimo anno i nostri utenti hanno potuto svolgere questo progetto nelle mense scolastiche delle scuole, in un colorificio e in una gelateria. La nostra proposta formativa include anche l'esperienza di scuola di vita autonoma, che consiste nel vivere momenti di autonomia in un appartamento con l'affiancamento di educatori e volontari. E include attività motorie sul territorio con la progettazione e la coprogettazione insieme ad associazioni culturali e sportive del territorio. L'attività educativa all'interno della struttura propone anche momenti di formazione, di condivisione e di crescita personale affiancati dalla nostra psicologa, sia in momenti individuali che in momenti di gruppo. Sono Elisa, la sorella di Barbara, da più di 20 anni inserita nella cooperativa Guardini. Per la nostra famiglia la cooperativa è stata una grande risorsa. E Barbara ha trovato l'ambiente idoneo per poter esprimere le sue potenzialità e per poter trovare la collocazione sia lavorativa che sociale migliore per le sue capacità e la sua natura, diciamo così. E qui ha trovato un ambiente tranquillo dove può esprimersi anche se con i suoi limiti, ma nell'accoglienza, nel sapere di essere accolta, di poter esprimere il suo entusiasmo, la sua felicità nell'incontrare gente, amici e poter anche lavorare e far vedere di essere capace di fare qualcosa. E nei giorni del lockdown sono stati mesi molto impegnativi e la cooperativa ha dimostrato di essere veramente vicina a tutti i suoi utenti e in particolare a Barbara, che a casa da sola con i genitori ormai anziani dava segni di impazienza. Poter rientrare a maggio è stato veramente un grande regalo che la cooperativa ci ha fatto. Il poter ritrovare gli amici, l'ambiente, i laboratori e il qualcosa da fare è stato veramente una cosa molto importante per la nostra famiglia e per rivedere ancora felice il sorriso sul viso di mia sorella. Cosa dire di più della cooperativa? È una grande risorsa
per tutte le famiglie e i familiari di queste persone che hanno una grande gioia e una grande sensibilità interiore, che ci danno tanto a noi familiari, ma che ci danno anche preoccupazioni, perché purtroppo la nostra società tante volte non è attenta ai loro ritmi. Si tratta soprattutto di una questione di ritmi. Loro hanno ritmi diversi, però hanno anche tanta volontà e tanta voglia di fare. Credo in questa cooperativa e ho creduto alle capacità e all'impegno della cooperativa sociale Guardini, tanto da essermi impegnata in prima persona. E ho accettato di buon grado nel momento in cui mi è stato richiesto il mio impegno personale nel partecipare al consiglio di amministrazione. Il compito del consiglio di amministrazione è quello di gestire, organizzare e trovare le risorse per mandare avanti l'attività quotidiana e di lungo periodo. È un compito importante perché sul territorio si devono mantenere le relazioni con le amministrazioni statali e locali, con le famiglie e con tutti gli operatori che ruotano intorno alla nostra cooperativa. Sono un genitore di una ragazza, di Yara, che frequenta la cooperativa da 15 anni più o meno, e anche volentieri, molto volentieri, perché ha bisogno di avere questo spazio insieme con i suoi amici, con i suoi coetanei, per in qualche modo fare una certa attività lavorativa e anche di svago, un'attività ludica, un insieme di cose. Noi come genitori siamo molto molto soddisfatti di questa attività che nostra figlia effettua in cooperativa, perché praticamente è uno svago, altrimenti nei periodi in cui lei o per malattia o per altri motivi, tipo il lockdown del coronavirus, rimane a casa per dei periodi molto lunghi, è molto molto difficile la sua gestione, è difficile il suo rapporto con noi, è difficile il rapporto con i fratelli, perché evidentemente gli manca uno sfogo e quindi diventa pesante. L'attività in cooperativa è fondamentale perché ha dei lavori da fare, acquisisce manualità e è un ambiente molto tranquillo, sereno e praticamente gli dà quasi la serenità e la tranquillità di una famiglia. Un'altra cosa importante che viene fatta in cooperativa è l'attività di ginnastica. Yara è una ragazza che ha una stazza fisica non molto importante e quindi ha bisogno, per il suo benessere fisico, di fare molta molta attività. Quindi, oltre all'attività che fa a casa il sabato, la domenica con la bicicletta eccetera eccetera, anche in cooperativa viene fatta un'attività molto importante per quanto riguarda la parte di ginnastica, insieme poi all'attività creativa, perché in cooperativa ci sono tutta una serie di laboratori creativi dove i ragazzi, oltre che realizzare dei prodotti che vengono poi, come dire, commercializzati, viene anche stimolata la loro capacità creativa, che è una cosa molto importante, perché questo poi alla fine porta dei risultati nella crescita di questi ragazzi. I risultati che noi abbiamo avuto in questi anni con Yara sono stati molto molto importanti, perché la socializzazione, il vivere assieme agli altri ragazzi l'ha fatta crescere anche come persona. Rimangono ovviamente le sue difficoltà, queste purtroppo non gliele può togliere nessuno, però migliorare la sua condizione, la sua crescita, questo è uno degli elementi importantissimi nel ruolo che la cooperativa ha svolto e continuerà a svolgere nei confronti di Yara e nei confronti anche di tutti gli altri ragazzi.